scelta ha cambiato volto, ha cambiato protagonista, perché è indubbio che sia successo. Dimmi quando. Praticamente dopo un quarto d'ora di partita, cioè la dinamica. Un quarto d'ora vorrebbe dire 15 minuti. Al quindicesimo, sì. Ok. Cosa è successo per lei da quel momento? Per me? Sì. O per la squadra? Per lei, riferito alla squadra, che cosa ha visto che sia successo? Semplicemente abbiamo preso un parziale nel momento in cui ho dovuto dare riposo all'unico playmaker che avevo in campo, e da quel momento in poi abbiamo perso un po' di fiducia che avevamo costruito prima in una situazione comunque complessa e difficile come quella di stasera. Ritiene che sia anche un problema di testa, visto che il gioco non era dispiaciuto, ma ci sono stati parecchi errori proprio anche banali, anche proprio semplicemente nell'ultimo passaggio? No, io credo poco ai discorsi di testa, credo molto di più ai discorsi delle cose che bisogna fare sul campo. No, non credo che sia un problema di testa. È chiaro che comunque due sconfitte di questo tipo in tre giorni sono abbastanza pesanti. Adesso come si lavorerà in vista della prossima partita e poi per cercare di dare un po' più di smalto in più a questa squadra, che comunque nel primo quarto non era dispiaciuta? Innanzitutto vediamo l'entità dell'infortunio di Jefferson, che è stato immediato e quindi ha condizionato comunque un discorso di rotazioni e quindi anche di intensità. Poi dovremo rimettere a posto quelle due cose che possiamo fare in prossimità della partita di Treviglio, dove non sappiamo se ci sarà Jefferson, Marti probabilmente non ci sarà, e quindi bisognerà assumersi le responsabilità da parte di tutti. C'è stata una reazione dei ragazzi? Come l'ha valutata? L'ha valutata debole? Debole in attacco, debole in difesa, su entrambi i lati, per reagire a questo dilagare di Matera? Sì. Sicuramente può essere più forte, una reazione è qualcosa che si oppone a un'azione di un avversario, per cui sicuramente non ho visto una vera e propria reazione, sinceramente. Grazie.